Tecniche nuove sì, ma pensiamo anche al portafogli. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video un po' particolare. E sì ragazzi, perché io vi introduco sempre in diversificate tecniche pittoriche, sempre nuove tecniche, nuovi materiali, però il portafogli piange. Capisco benissimo che l'arte non è per tutti l'aspetto principale della vita, non è per tutti un lavoro, non è per tutti il primo pensiero, e quindi mi metto nei vostri panni e ogni volta che vi propongo una tecnica nuova mi ripropongo anche di farvi spendere il meno possibile per poterla realizzarla a casa, conoscerla e in caso solamente successivamente acquistare i materiali più adatti e costosi per la realizzazione ottimale della tecnica. Del resto vi dico sempre, prima impariamo a guidare in una 500 e poi passiamo alla Ferrari. Questo è il modo migliore anche per implementare tutte le tecniche pittoriche, perché lavorandole con dei prodotti che non performino da subito al 100% richiederà più tecnicismo da parte nostra e quindi noi impareremo meglio a sviluppare la tecnica. Nel video precedente vi ho parlato della tecnica ad alcol, dipingere con gli inchiostri ad alcol. Vi lascio qui il video relativo. Vi ho fatto vedere il materiale, che è dato principalmente da questi piccoli inchiostri che sono abbastanza costosetti. Una confezione di 12 si aggira circa a 24-28 euro a seconda della marca. Il diluente alcolico, anche questo sembra liquido di platino per quanto costa, e soprattutto la Yupo Paper, la carta sintetica su cui realizzare i nostri lavori. Bene, adesso a tutto questo troveremo delle alternative economiche altrettanto performanti. Cominciamo giusto dal supporto. La Yupo Paper, che trovate agevolmente su internet, io comunque vi metto il link qui giù in info box qualora vogliate l'originale, è facilmente sostituibile con la carta fotografica, quella satinata, non quell'effetto super lucido. Allora, la Yupo Paper, fate conto che 10 fogli di questa grandezza sono costati intorno agli 11-12 euro, mentre 25 fogli di carta della HP o qualunque carta per stampa fotografica sono costati 5,95 euro, e capite bene che la differenza è parecchia. E adesso vi faccio vedere che la resa è pressoché identica. Visto, quindi è molto semplice sostituire il supporto cartaceo, quantomeno per allenarsi. Cosa c'è di differenza? Il finish finale è leggermente più lucido sulla Yupo Paper, e soprattutto lo scivolamento a volte è meglio accompagnato sulla Yupo Paper, che è anche un pochettino più liscia e meno satinata della carta fotografica. Però posso assicurarvi che per muovere i primi passi, ma anche i secondi e i terzi in questa tecnica, la carta fotografica va più che bene. I colori, queste simpaticissime e piccolissime boccettine dal nettare d'oro, un nettare che non si beve ma che si spande su dei fogli siliconici. Allora, i colori sono facilmente riproducibili. Il metodo più facile per poterli riprodurre è alcol al 99%, questo lo trovate in tutte le ferramente, in tutti i negozi di belle arti, in tutti i brico, e un marker che abbia come solvente l'alcol. Per intenderci, sono di solito i marker quelli doppia punta, gli Sharpie, ma mai vi direi di rovinare uno Sharpie per mescerlo nell'alcol e creare un inchiostro liquido ad alcol, perché sarebbe un peccato, perché gli Sharpie costano l'ira di Dio. Invece vi dico di cercare dei normalissimi Carioca in qualunque cartoleria, costano pochissimo, oppure questo per esempio è un pennarello dell'IKEA. Tutti quelli che avete a casa di poco conto o che
non sono esauriti dal punto di vista di scrivenza, ma il cui feltrino diluito in alcol possa espandere ancora tutto l'inchiostro che conserva al proprio interno. È un metodo di recupero molto valido, però gli inchiostri così ottenuti non saranno degli inchiostri molto carichi e molto pregni. Se volete degli inchiostri super, veramente degli inchiostri saturi di inchiostro, appunto di colore, diciamo così, le alternative sono due e poi ve ne darò anche una terza. La prima alternativa è miscelare l'alcol con l'inchiostro per cuscinetti. Gli inchiostri per cuscinetti esistono in 5 colori, forse c'è sicuramente il nero, il blu, il rosso, il verde e c'è, mi pare, anche il giallo. Adesso basta avere questi colori, voi sapete bene, per creare anche tutti gli altri. L'importante è avere una boccettina dosatore con le, così, con le gocce tipo ampollino e prendere 3 parti di questo e una parte di questo. Shakerare, shakerare, shakerare e il vostro inchiostro è bello e pronto. È valida anche per le chine. Della china e dell'alcol a 99, una parte di china, 3 parti di alcol e il vostro inchiostro è bello e pronto. Ve lo preparate in una boccetta, ogni volta prima di colorare agitate ben bene in modo che il pigmento e l'alcol si riassestino e dopodiché potrete espanderlo tranquillamente sul foglio. Molti di voi mi hanno chiesto: Ombretta, ma pigmenti ed alcol fanno i colori ad alcol? Assolutamente no, pigmento ed alcol non è colore ad alcol. Perché, ragazzi? Perché se voi mischiate il pigmento terroso con l'alcol ottenete un liquido che una volta che andate a buttare sul foglio si spande, ma non appena l'alcol evapora la polvere ritorna polvere e quindi vola via. Le due componenti non hanno il terzo, che è il legante che terrà il pigmento agganciato al foglio. E allora vi dico come si fanno i colori ad alcol, quelli veri, quelli che usano i restauratori, quelli che vanno bene per il legno, per qualunque supporto rigido che non sia solubile ad alcol. Ovviamente si fanno così: si prepara una gomma lacca decerata. Voi sapete che la gomma lacca è alcol e scaglie di gomma lacca, alcol al 99% e scaglie di gomma lacca trasparente, anche se ha questo colore giallo, una volta miscelato con i pigmenti non si vedrà assolutamente più. Vi metto il link qui dove vi parlo della preparazione della gomma lacca decerata, mi raccomando, un link molto importante. Quindi mescolate il pigmento alla gomma lacca. Qui le parti sono una parte di pigmento e 4 parti di gomma lacca. Vi consiglio di introdurre sempre una pallina metallica all'interno della boccetta e prima di usare shakerare, shakerare, shakerare. In questo caso sarà la gomma lacca ad assurgere al ruolo di fissativo del pigmento, quindi il colore si spanderà abbastanza ma rimarrà, una volta evaporato l'alcol, ben ancorato al supporto. Questi colori ad alcol sono meravigliosi per quanto concerne i supporti lignei, infatti sono bellissimi per dare proprio delle velature colorate ai legni, provatele anche così. Parliamo un attimino dell'alcol o il diluente che si usa per far spandere i colori. Questo dedicato, proprio questo per la Alcohol Ink, costa una fucilata e mezzo, perché costa 5 volte al litro più dell'alcol a 99,9. A voi interessa trovare l'alcol isopropilico. L'alcol isopropilico lo trovate in tutte le ferramenta, potete trovarlo anche in farmacia, potete trovarlo anche agli alimentari. L'alcol per fare i liquori, per intenderci, quello bianco va benissimo, l'alcol puro, oppure molte di voi che fanno il gel in casa lo avranno sotto forma di cleanser per la sgrassatura delle unghie, solo che questo non vi conviene usarlo perché anche questo costa una fucilata e mezzo, ma sempre meno di questo. Quindi capite bene come l'industria delle belle arti costi anche di più dell'industria del make-up. Ma
non quanto l'industria della ferramenta che ve ne regala un litro a 3 euro quando per esempio una cosina così costa 7 euro. Capite bene che proprio il paragone non regge, non esiste. Anche qui l'alcol, c'è l'alcol normale, ma c'è anche l'alcol che serve da diluente per far espandere meglio il colore o quantomeno per dargli una consistenza anche più corposa. In questo caso usate la gomma lacca. Anche per mescerla con i colori ad alcol, la gomma lacca serve per dare una vischiosità, una densità ancora maggiore alla vostra componente pittorica. Passiamo ai tools, cioè alle componenti che ci servono. Come per utilizzare questa tecnica? Componente numero 1, come posso sostituire la boccetta? Ok, con le provette. In commercio esistono diversificati tipi di provetta, io molto presto vi farò un haul dove vi faccio vedere un po' di materiale perché ho ritirato delle provettine in plastica molto simili a queste. Per 2 euro, 4 euro me ne arrivano una cosa come 50, quindi vi farò vedere e ve le farò analizzare paragonandovele vis-à-vis. In qualunque emporio, sia cinese che italiano, potrete trovare una boccettina col contagocce come questa che va più che bene per diluire e conservare i nostri colori ad alcol. Per i colori ad alcol è bellissimo utilizzare anche l'acqua brush della Pentel, che in questo caso diventa un alcol brush, riempite il serbatoio di alcol, quindi dipingete a negativo passando le setole sull'inchiostro già dato, scolorirete la parte in cui il pennello poggia e verranno degli effetti bicromatici stupendi. Vedremo insieme anche questa tecnica. Ultima cosa che vi voglio segnalare sono i tamponi. Noi ancora questi non li abbiamo visti, li conosceremo presto, però per la pittura d'alcol molto utilizzati sono questi tamponcini qui, che non sono proprio economicissimi, ma sono molto semplici da fare con un tappo e dei feltrini per le poltrone, le sedie, i feltrini, quelli che servono per non far rumore e graffiare i parquet, per intenderci. Oppure basterà mettere sotto il tappo una spugnetta, sapete quelle per il fondotinta compatti? Ecco, o qualunque tipo di gomma piuma sottile. Per agganciare la gomma piuma al tappo basterà usare questi bottoni in velcro. Mettete un bottone su questo, il corrispettivo agganciante sulla spugnetta, così che possiate anche cambiare agevolmente il colore da usare. Questa diciamo che è stata una lunga corsa al risparmio. Mi premeva tantissimo fare questo video perché prima di intraprendere nuove avventure alcoliche sui nostri fogli di carta sintetica, volevo darvi l'opportunità di prendere da casa quello che già avete e poterlo utilizzare. L'alcol al 99% può essere sostituito anche per i primi tempi con l'alcol rosso, quello che avete a casa per le pulizie, per intenderci, però devo dire che in questo la differenza un po' si vede. La purezza dell'alcol puro, appunto, scusate il gioco di parole, dà una trasparenza e una mobilità sul foglio al pigmento che l'altro alcol non riesce a dare perché non riesce a sciogliere del tutto l'inchiostro, ma comunque per i primi tempi va più che bene. Spero di avervi dato molte dritte, spero di aver dato qualche dritta non soltanto ai neofiti di questa tecnica, ma anche a chi questa tecnica la bazzica da un po' e oggi ha potuto scoprire qualcosa di nuovo per risparmiare. Se questo video vi è piaciuto, spandetemi un alcolicissimo pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Se volete aiutare Arte per Te potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. E basta che dire, vi aspetto su Due Cuori Una Cappa e Ombretta, che sono gli altri due miei canali in cui vi aspetto sempre a braccia aperte, ma soprattutto e sempre vi aspetto qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!